Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Noi tra qualche giorno celebreremo la giornata della memoria. Allora la domanda d'obbligo è: serve una giornata della memoria? Ah, sai, questa domanda me la fanno in tanti e me la pongo anch'io come domanda senza risposta. Beh, le date ci sono sempre state per le cose più, sia dal punto di vista religioso che sia civile. E civile. Per cui mi ricordo quando io ero una ragazza si festeggiava il 4 novembre la vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale. Dopo man mano, se uno chiede a un ragazzo di oggi cos'è il 4 novembre, non so, non se lo può ricordare, non lo sa, non c'è stato un seguito. E quindi la giornata della memoria, che oltretutto ci sarebbe molto da dire su quella giornata, perché è stato scelto il 27 di gennaio? Io che sono stata prigioniera fino al 1° maggio, quando ho cominciato a sentire che si era scelto il 27 di gennaio come giornata della memoria perché i russi erano entrati in Auschwitz, la guerra continuava. Io in quella data facevo la marcia della morte, non avevo niente da festeggiare, avevo lasciato Auschwitz già da 15 giorni prima, e così scheletrite, prigioniere come eravamo, obbligate a attraversare la Germania, perché io sono arrivata a piedi fino al nord della Germania.